Juno racconta molto quello che è la connessione tra il design e l'azienda, cioè quando la cultura di progetto unisce la cultura d'impresa. La reedizione di Juno racconta una ricerca di materie che portiamo avanti da anni. Abbiamo utilizzato il 70% di plastica riciclata, no, post-industriale. Il valore più importante è essere un prodotto timeless, senza tempo. Perciò è un prodotto che si rinnova, in questo caso coi colori e con le texture, ed è un prodotto in questo modo, possiamo chiamarlo anche vincente. Diciamo che l'incontro tra appunto il designer James e l'azienda è avvenuto più o meno nel 2009. Da lì è iniziato tutto un percorso di sviluppo di un progetto che, sfogliando, come dire, il nostro archivio, no, sulla storia di Juno, è iniziato in un modo e finisce in un altro. Ed è questa la bellezza, no, dello sviluppo del prodotto, che all'inizio si ha un'idea e poi cambia e si evolve. Il fattore durabilità è un fattore essenziale. Un prodotto senza tempo è veramente un'ambizione, perché comunque per un designer non è facile, insomma, realizzare un pezzo di questo tipo. Per me gli spazi non hanno confine, perciò c'è una fluidità di quello che è lo spazio casa, lo spazio ufficio, lo spazio di attesa, insomma. C'è un'unione senza soluzioni di continuità, no? Perciò degli spazi che in casa in questi anni abbiamo visto con la pandemia sono diventati spazi ufficio, oppure il contrario, uffici che sono diventati anche per un periodo spazio a casa, come è successo per me. Perciò l'oggetto comunque riesce a stare, no? E a vivere in una situazione, come dire, fluida. E Juno rappresenta tutto questo, proprio perché è un oggetto che non urla ma sussurra. Thank you.